Comunque, mai visto, non so chi cavolo sia. Qui non penso che intendano Tobey Maguire. Aspetta, ma qui bisogna mettere un botto di categorie, però. Inutile. Poi mettiamo questo qui. Vabbè, inutile. Quello lì nel treno. Vabbè, il braccio meccanico, che cazzo significa? Zia May. Allora ragazzi, la faccio molto veloce perché sono veramente troppi, quindi faccio Zia May di The Amazing Spider-Man discreto, Zia May di Spider-Man di Raimi ottimo, Zio Ben di Raimi ottimo, Miss Brent di Spider-Man di Raimi buono, questa qui cos'è? Questa ho capito, questa dovrebbe essere Miss Brent di Homecoming. Ed è brutto. Questo. Ah, il lottatore di wrestling. Discreto anche. No, discreto no. Inutile alla fine. Cioè, non è che serva qualcosa. Questo qua, inutile. Anzi, brutto, diciamo. Questo qui, quello che sfotte Peter Parker in Far From. Bruce Campbell. Discreto, discreto, discreto perché fa tre apparizioni. E sono tutte e tre molto divertenti e simpatiche. Poi, quello che sta con Harry a casa di Harry, come si chiama? Ma porca puttana, non mi viene in mente. Il maggiordomo, porca puttana, è il maggiordomo. Inutile. Il padre di Gwen Stacy, buono, di The Amazing Spider-Man. Il padre di Gwen Stacy in Spider-Man 3, inutile. Capitan America come apparizione inutile. La bambina di Spider-Man 2 quando la casa va a fuoco. Vabbè, inutile, cioè non serve un cazzo. Il grandissimo bastardo che uccide Zio Ben. Oh, discreto, cioè, ci sta. Questo qui, che è un personaggio di Homecoming, mi pare inutile. Dottor Connors, buono. Purtroppo non posso metterlo in ottimo perché manca il film in cui avrebbe potuto dare tanto. Dottor Connors di The Amazing, discreto, non era proprio terribile. Dottor Octopus di Un Nuovo Universo, buono. Ah, questo lo metto in buono perché mi fa troppo ridere. Cioè, hanno fatto una scena intelligentissima e dove sta scritto che è un problema mio. Quindi fantastico. Questa qui, ma chi cazzo è? Ah, quello che aiuta Peter Parker con i poteri. Lo metto in discreto perché comunque Peter Parker, grazie a lui, ha capito comunque quello che doveva fare. Eddie Brock di Spider-Man 3 è brutto. Questo qua è inutile. Quello che dai consigli a Peter lì che vuole fargli pubblicità. Questa grande puttana qua che non vuole dare i soldi a Peter. Vabbè, inutile. La moglie di Marco dell'Uomo Sabbia. Vabbè, inutile. Questa dovrebbe essere la futura gatta nera di The Amazing Spider-Man 2 e 3. Ma è inutile perché in quel film non fa un cazzo. Kingpin di Spider-Man Universo, ottimo. Flash Thompson di Amazing Spider-Man, ottimo. Flash Thompson di Raimi, buono. Flash, vabbè, di Homecoming, brutto. L'Uomo Sabbia. Discreto di Spider-Man 3. Che cazzo è sta cosa qua? Allora, il Goblin di. Vabbè, inutile perché praticamente non fa un cazzo. Il Goblin di Raimi, ottimo. Gwen di Amazing, ottimo. Gwen di Raimi, una merda. Gwen di un universo buono, secondo me. Spider porco qua. Vabbè. Non lo so. Cioè, che cazzo. Ma inutile, dai. Non serve un cazzo questo. Happy. Discreto. Il professore, vabbè, inutile. Di Far From. Harry Osborn di Raimi, ottimo. Harry Osborn di The Amazing, una merda. A quello gli ha rubato le pizze. Lo metto in discreto solo perché mi fa ridere quella battuta. La mamma di Gwen, inutile. Il bambino. Dove è Spider-Man adesso? Vabbè, inutile. E questo che cazzo è?
Ah, quello che gli dice Spider-Man fai una capriola in Homecoming, vabbè, inutile. Maria Hill, per me è inutile. Secondo me non serve un cazzo. Questo qui discreto, quello che fa le battute con J. Jonah Jameson. Questo chi è? Ma chi è sto bambino? Aspetta, aspetta, chi è? Ah, è il fratello di Gwen, giusto, inutile. Perfetto. Questo qui vabbè, inutile, che fa il telegiornale in Far From. Il papà di Miles, buono. J. Jonah Jameson, direi mi perfetto, ottimo. Questo qui vabbè, inutile, quello che deve dare dei soldi a zia May, ma zia May è povera. John di Spider-Man di Remy, vabbè, inutile alla fine. Il bambino che fa Spider-Man in The Amazing, ottimo, perché è un capolavoro. Ah, lui è bravissimo, secondo me, lui è bravissimo. Lui, pace all'anima sua che è pure morto, l'assistente di J. Jonah Jameson, secondo me lui è bravissimo. Questo qua chi è? Quello di The Amazing, vabbè, questo faceva schifo. Lizard, vabbè, tralasciando l'aspetto discreto, perché tanto fa sempre parte del personaggio di Lizard, cioè del Dottor Connors. Liz, discreto, niente di eccezionale. Gwen, e Mary Jane di un nuovo universo discreto, niente di eccezionale. Ah, questa dovrebbe essere la mamma di Peter, se non sbaglio, vabbè. Non serve un cazzo. Vabbè, anche lui discreto. Come Billy. O brutto. No, no, brutto, brutto. Va, lasciamo stare. Fa proprio schifo come caratterizzazione. Poi questo qui che compare in Homecoming al volo. Inutile. Zia May di un nuovo universo. Buono. Zia May di Homecoming e Far From. Inutile perché è uno dei personaggi più stupidi che abbiano mai fatto. Miles Morales di un nuovo universo. Ottimo. Mary Jane di Remy, ottimo. Michelle Jones qua, come cazzo si chiama lei, non fa cagare. Aziz per le pizze, discreto, dai, ci può stare. Questo qui è il professore di Spider-Man di Homecoming, Far From, se andasse a fanculo. Questo del negozio di Spider-Man Homecoming, se andasse a fanculo. Mr. Ditovich, ottimo, ottimo. Uno dei personaggi più divertenti di sempre. L'affietto. Ragazzi, fate l'abbonamento così parte l'affietto e ci facciamo due risate. Poi, Ned, discreto, discreto, ci può stare. Nick Fury, buono, ottimo nel complesso. Però Nick Fury io penso anche a quello che ho visto in Avengers, quindi nel complesso penso sia un buon personaggio. Spider Noir, discreto. Ah, la tizia degli incontri, là, vabbè, alla fine inutile. Alfred Molina come Dottor Octopus, ottimo. Rhino brutto, Penny Parker brutto, io sto personaggio veramente non l'avrei mai messo. La figlia di l'uomo sabbia, vabbè, non ha importanza. Pepper ottimo, secondo me molto brava. Buono, dai, Andrew Garfield lo metto in buono. Peter Parker di un nuovo universo lo metto in buono. Peter Parker di Remy, ottimo, lo metto pure primo. Tom Holland, adesso ti voglio, adesso tutti mi diranno, no, sei un bastardo, sei un pezzo di merda. Va, discreto, va, ma voglio essere pure buono. E questo chi cazzo è? Scusami. Chi è questo? Mai visto, va? Veramente non so chi diavolo tu sia. Boh, mai visto. Boh, ragazzi, io, vabbè, potete anche dirmelo, però, cioè, se non mi viene in mente vuol dire che ha veramente un'importanza talmente, cioè, talmente inutile che non fa niente se non lo mettiamo. Quello che prende la pizza che Spider-Man lascia lo mette in discreto solo perché fa ridere. Misterio, discreto. Questo qua cos'è? Far From... Cos'è questo? L'aiutante dell'avvoltoio. No, chi è? Vabbè, comunque inutile perché sto personaggio non mi sembra abbia una grande importanza. Il papà di Peter, discreto. La mamma di Miles, inutile. È più importante il padre. Il coso di Penny Parker, brutto.
Rosie Buono, la moglie di Dottor Octopus. Scorpion di un nuovo universo, vabbè, inutile. Questo chi è? Shocker, mi sembra. Dovrebbe essere, vabbè, uno che compare in Homecoming, ma non serve a niente, inutile. Questo pure compare ed è inutile. Questo sto biondino qua, ma chi cazzo è? Vabbè, per me lo possiamo considerare come mai visto. Ah, la tizia che... ma scusa, no, ma che cazzo significa mettere la tizia che struscia le dita per terra? Perché il dottor Octopus la tira giù, la tira via. Dai, non ha senso mettere questo personaggio. Vabbè, allora lo mettiamo in... vabbè, questo lo mettiamo inutile, cioè... C'è cioè, azzeccando. Beh, non diremmi, però. Dai, discreto, ma. Vabbè, questo è inutile di, di un universo. Tony Stark, buono. Aspetta, ma Tony Stark inteso nei film di Spider-Man, però. Vabbè, Tony Stark me lo metto ottimo perché comunque in generale io di Tony Stark ho un bel pensiero. Ho un bel parere. Dite che devo mettere. Sì, dai, mettiamo Venom di Spider-Man 3 in brutto perché onestamente non mi piace. Quindi. Lo zio di Miles, grande, mi è piaciuto tantissimo, ottimo. Lo zio Ben di Andrew Garfield, discreto, non è che mi sia piaciuto tantissimo. La figlia di Mr. Dietkovic, buono. Buono perché la parte della mongoloide la fa benissimo. E poi. Spider-Man, dove è andato Spider-Man? Vabbè, inutile questa, però mi fa ridere. Mettiamo l'avvoltoio in buono, dai, non era proprio terribile. E quindi questa è la tier list. Vabbè, sicuramente non sarete d'accordo, sicuramente nei commenti direte no, questa andava lì, questa andava qua. Lo ripeto perché è successo anche in altre tier list. È personale, lo facciamo con leggerezza, ragazzi. Non è che stiamo qua a attaccarci. Anche perché alla fine, avete visto, l'ho fatta con molta, cioè in maniera molto rapida. Non è che mi sono messo ad analizzare ogni personaggio. È una tier list al volo. Alla fine, la tier list è così si fa. Non è che ti ci devi mettere qua e fare chissà quali grandi ragionamenti. È una cosa molto. Molto leggera e simpatica da fare, quindi niente, poi nei commenti su YouTube mi fate sapere la vostra tier list, se avete il coraggio di farla con tutti questi personaggi, ma mi sa che a sto giro lascerete perdere.